Vi hanno poi subappalti ai vostri amici, non risolvete problemi del gioco d'azzardo perché dite che c'è il gioco illegale e favorite i grandi concessionari. La stessa cosa lo fate con i trasporti, lo fate in ogni settore. Grazie Presidente. Onorevole Dieni. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ovviamente non è contro le aziende private. Il Movimento 5 Stelle sa benissimo, come sanno tutti i cittadini, che questa cattiva gestione della cosa pubblica viene utilizzata come appunto motivo, quindi come giustificazione per privatizzare tutto. E questa privatizzazione non porta a nulla di buono in questo Paese, perché ovviamente i costi lievitano e i servizi peggiorano per i cittadini quando si privatizza un servizio. Ne abbiamo tanti esempi, purtroppo, e questo si ripercuote ovviamente sul cittadino. E questo che vogliamo fare in quest'Aula, vogliamo gestire, vogliamo rendere di nuovo pubblica la gestione dell'acqua. La ringrazio, onorevole Marzana. Grazie Presidente. Noi vogliamo che l'acqua ridiventi pubblica, come lo chiedono i cittadini, vogliamo che resti italiana e vogliamo che sia pulita. Dico questo perché voglio portare un esempio a tal riguardo. In Sicilia, in particolare a Siracusa, l'acqua è in mano a privati stranieri. Stiamo parlando di due aziende, una spagnola e una maltese, la prima tra l'altro che si avvale della consulenza dell'ingegnere Marotta, che assieme al democristiano Foti sono stati arrestati per estorsione. Ecco perché voglio sottolineare che l'acqua deve rimanere pubblica e dobbiamo togliere il malaffare dalla gestione dell'acqua. Grazie. La ringrazio, onorevole Cancelleri. Grazie Presidente. Anch'io sono dell'idea che la privatizzazione è stata un fallimento, infatti se parliamo di gestori unici e ci riferiamo come esempio a Caltanissetta, una città della Sicilia, il gestore unico è Caltacqua. Nonostante i magistrati hanno evidenziato dei valori altamente inquinati e tracce di metalli pesanti nelle acque dei torrenti del capoluogo, Caltacqua continua a fare un po' come crede. Noi con il Movimento 5 Stelle di Caltanissetta siamo addirittura riusciti a scovare un'ingiustizia, perché Caltacqua fa pagare un canone di depurazione nonostante la depurazione non avvenga. E ci sono delle somme molto elevate, non stiamo parlando di pochi spiccioli, si parla di 8.000 euro per un singolo cittadino.